Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera. Bentrovati. Non è Valentina Cristiani, come vedete, ma bensì Diana Bartolomeo. Valentina, esatto, ormai buonasera. Vive a Sport Italia. Ciao Diana, benvenuta. Ciao, ciao, vedo che sei in pandan con il nostro con lo schermo. Bene, questo ci fa piacere, vuol dire che siamo, come dire, sulla stessa onda. Sulla stessa onda. Dopo ci racconterai anche qualcosa. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi hanno telefonato fra ieri e oggi. È stato un weekend incredibile, ho girato mezza Italia. Però io e Olli di Bertozzi, avete presente la trattoria di Bertozzi e Andrea Costa, Olli? Non sappiamo come abbiamo fatto a uscire da un bar che siamo entrati per sbaglio, tipo Fantozzi nel film con la sciarpa della Roma e finito nella curva della Lazio o viceversa. Abbiamo fatto una roba simile, ma racconteremo di questo weekend, che è stato un weekend intenso, soprattutto per le squadre nostre. Mica tanto intenso. Comunque, non parleremo solo di calcio, ovviamente, ci sarà anche una parte che ci accompagnerà, ci intrattenerà con della musica, mi è partito con della musica e altre cose, i mitici copertoni, chi di voi ha più di 35 anni, 40, forse se li ricorda negli anni 80, speriamo. 70, 80, lui è 90. Valentino Bettini, buonasera Valentino Bettini, benvenuto, ciao a tutti. Uno degli inventori, ideatori, scrittori, autori dei copertoni con la K, andate su Google, se avete copertoni. E double P. E double? 2P. 2P. 2P, loro hanno girato le TV di tutta Italia praticamente. Sì, perché dopo avevamo un nome con la C, poi uno ci ha fatto causa, un manager, allora io ho cambiato il nome con la K. Con la K. In ogni caso li hanno molati, sono stati 15-20 anni a Villa Barruzziana perché ne hanno combinate di tutti i colori. Ora sono a piede libero, i famosi copertoni. Benissimo. Poi, Fossatone Medicina, dopo direi che può essere definito come un passaggio alla storia del calcio dilettantistico delle nostre zone, hanno fatto un campionato incredibile, qui con noi c'è il direttore generale Cristian. Piacere, buonasera. Buonasera Cristian. Cristian Moroni. Cristian Moroni, te bisogna che mi aiuti. No, ma loro hanno avevano la medicina giusta. Avevano la medicina giusta, ecco. Campisi Fabio l'avete già visto. Con buonasera, bentrovati. Bentrovati, dopo abbiamo da dirvi qualcosa. C'è anche una lettera aperta a Gioi Saputo, visto oggi da parte del Centro Bologna Club. È successo un po' di tutto. Ovviamente abbiamo passato una settimana incredibile per quello che riguarda i nostri colori. Fabrizio Solla, insieme al suo quadro, insieme alla sua esperienza, è qui con noi. Ciao. Anche questa settimana, il quadro, questo, titolo? Quel quadro lì, sai che è di un nostro ospite stasera? Cioè? Dopo te lo spiego. Come di un nostro ospite? Chi l'ha fatto? Non l'hai fatto te? Questo è un quadro mio, certo, sì, tu? È un, però, una mattina di primavera con vento e dopo ti spiegherò. Comunque è bellissimo quel quadro qua. Beh, grazie. Cioè, se tu lo metti in casa in una parete bianca ti arreda infatti, ai massimi, perché sono colori. Dopo ti spiegherò. Dopo mi spiegherai. Buonasera a tutti. Buonasera Fabrizio. Gli amici di Sergio, ormai sapete da anni, per quelli che seguono non solo questa trasmissione ma le sorti della nostra città, gli amici di Sergio è diventato un movimento che con il ricordo sempre di Sergio nei nostri cuori, nel cuore di tutti, Sergio Isabella, porta avanti tante cose, tante manifestazioni in aiuto di chi ha bisogno, perché ci sono tante persone che hanno bisogno e se non ci fossero queste associazioni e con dei personaggi, con dei presidenti come Andrea Lori. Buonasera a tutti, che grazie. Il capitano è l'anima e il cuore di questa associazione, dove si cerca sempre di dare una mano a chi ha bisogno, e dopo racconteremo anche quali sono i prossimi eventi. E poi altro, ex calciatore, ha girato un po' tutti i campi d'Italia, è stato anche lui, fa parte degli amici di Sergio, ha fatto mister ovunque, quest'anno come mister al Salazar FC, se non dico male. Esatto. Ieri anche loro abbiamo visto delle foto, tutti allegri e sorridenti, con degli sbocci, perché comunque si sono messi in un'ottima posizione vincendo i playoff di seconda categoria. E da adesso in poi tutto potrebbe succedere. Mister Trezza, Claudio, buonasera e benvenuto. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. A voi due, poi vi chiedo anche di Mancini dopo, perché avete giocato con lui, quindi è non nuovo. Di destro? Non di destro? No, anche te. Ecco, questa è la roba da Campisi, adesso stavo te lo dico. Dicendo, fai come dire che te. Destro, Mancini. Questa è la roba da Campisi, fa il furbo, no? Questa è una roba da Campisi. Ruba le battute, prima di iniziare a parlare delle nostre cose, volevo sentire un attimo Valentino con i copertoni. Lui si aspettava di suonare fra 10 minuti, adesso un'iniziazione. Una canzone che racconta di una sbornia. L'altra sera, guarda caso, mi sentivo un po' confuso.
essere vero, mi cresceva solo pelo. Sul soffitto della stanza e giù l'ago della bilancia, disperato statico blues, disperato statico blues, disperato statico blues. I copertoni, Valentino, così per iniziare. Sembrava quasi che hai visto il Bologna alla Fortitudo dopo una canzone così. All'inizio è partito un po' così, un po' quello che abbiamo un po' patito. Chi è tifoso ormai nella nostra città vi saluta, vi porta i saluti anche di Jack Sparrow, che è qui con me, non mi abbandona più ultimamente. Non mi abbandona più, però io sono stato a Verona sabato a vedere. Preoccupato? Io sono stato a Verona sabato a vedere la Fortitudo, non avevo mai visto tante bombe così, bombe da tre punti in una partita, non avevo mai visto, io non è da tanti anni che guardo tante partite, però primo 20, quarto 7 bombe ha messo, sì, ma ne ha messe 20 ad andare in fondo, sì, 60 punti. Il primo quarto 21 a qualcosa per Verona, sì, ha messo 7 ricordo bombe. Bene, hanno fatto arrabbiare dal Monte alla fine della partita, perché? Qui al palazzetto, ci sta, lui si è vendicato, più che altro. Più che altro parliamo di basket due secondi, poi dopo non parliamo più? No, vai. O la chiudono stasera, sennò diventa complicata. Inizio. Diventa complicata. E tecnicamente non perché Verona è più forte della Fortitudo, è perché la Fortitudo è una squadra anziana e ogni partita, ogni due giorni è dura. È dura, comunque io ho visto la partita sabato, loro non hanno giocato a basket, hanno solo tirato e ci hanno sempre preso. Cioè la roba, sembrava un bombardamento. Pare che la palla canestro, la palla bisogna metterla. Certo, cioè, no, ma infatti niente da dire, però sai com'è, alle volte uno può anche sbagliare. Parla del governo o di calcio? No, parlava di canestro. Il governo, qua è un argomento che... stasera sembrava... insomma, diciamo che è un argomento che... Beh, domani magari sappiamo anche del governo. Magari ci svegliamo con un mondo diverso, un mondo nuovo. Magari. Andiamo tutti in è pensione, un altro tipo di movimento, nuove leggi sulla pensione, nuove regole. Da domani potrebbe essere un altro mondo, quindi stasera riposatevi, rilassatevi, guardate il basket, guardate tutto, domattina Italia nuova. Vabbè, detto questo, i tagli baffi? Sì. Va bene. Detto questo, volevo subito così entrare in argomento calcio, così dopo abbiamo da parlare anche nell'ambito dilettantistico. Apro una parentesi, il Mezzolara si è salvato, rifarà il prossimo anno la Serie D con grande cuore, grande ardore. Hanno vinto 2-0, partita interessantissima. Mister Ferrando è stato qua 15 giorni fa, gli abbiamo dato la nostra benedizione. Portato e devo bene. Dire che gli abbiamo portato bene, come mi hanno detto quelli di Ferrara ieri, soprattutto Poltronieri, che mi ha detto avete portato bene, io ero là che facevo dei selfie, dei video, c'era il presidente della Sampdoria che ballava in mezzo al campo, prima della partita. Si vede che la sentivano molto. La sentivano. Detto questo, mi sembra che anche il Bologna ha chiuso questo campionato. Complimenti per il ferro davanti allo stadio. Visto che bello, la macchina rosa è bella, non bella, è male. Bella. Vabbè. Andiamo esatto. Avanti. Qualcuno, che qui ma qualcuno lasciamo perdere che dalla regia dopo mi fanno qualcuno scherzi, mi ha chiesto se davvero è la tua macchina. Ma comunque. Secondo te la regia? però potrebbe essere. Allora, qui c'è una lettera dei tifosi, lettera aperta del CBC, ha saputo del centro Bologna Club, è un po' lunga da leggere tutta. No, però, ti prego, no. Fammi tu una traduzione che l'hai già letta tutta. Traduzione, si va a parlare un po' della storia della città e dei grandi personaggi che hanno fatto questa città per arrivare a dire, insomma, sostanzialmente che noi riconosciamo il tuo impegno comunque. Esatto, che bisogna che insomma ci sia più rispetto per questo Bologna calcio. Cioè, diciamo l'ho fatto molto sintetica. Il gruppo dei tifosi vogliono dire, ha saputo che dato che noi riconosciamo che tu comunque hai messo molto impegno economico in questi anni, ti scriviamo cosa secondo noi non va. Sono punti di vista da parte di un gruppo di tutti i tifosi che scrivono quello che secondo di loro tutti non i tifosi, va. Dei tifosi aderenti al centro Bologna Club. Esatto, ecco, esatto. Siamo poi chiari, perché la curva è una storia a sé, va detto per dovere non solo di cronaca, ma di fatto è così. Insomma. Di fatto è così, però di fatto sul campo Fabrizio ieri, ennesima dimostrazione di attaccamento alla maglia, di impegno, di caparbietà. Abbiamo concluso un campionato dir poco. Faccio fatica a parlare ormai di queste partite perché penso che non abbiano più senso. Facciamo fatica a tutti in realtà. Squadra assolutamente senza carattere, senza niente. Probabilmente il mister avrà delle direttive di non far giocare certi giocatori a questo punto. Mi sbilancio, dico anche questa, perché tanto ormai comunque
anche campagna acquisti sbagliata a gennaio, perché comunque abbiamo preso dei giocatori bolliti come Zemaili, che non conta assolutamente nulla. Palacio dopo tre partite non stava più in piedi, ha continuato a farlo giocare. Stasera ne ho per tutti, eh? E lo dico, sai perché? Perché siccome l'ho detto qualche mese fa, sembrava che dicessi delle bestemmie, ma se un giocatore lo fai giocare fuori ruolo, può essere bravo, ma tanto non conta niente. Qui abbiamo degli allenatori e dei tecnici di calcio sicuramente anche più bravi di me. Niente, è che si riparte sempre dal quintultimo posto e quindi una grande delusione. Ma sai, la gente, ho sentito ieri dalle persone che in tribuna da anni che smetteranno di andare allo stadio. Ecco, secondo me la delusione è questa qui. La delusione è anche questa qui, Fabio, non voglio parlare perché gli altri si occupano più che altro di calcio dilettanti e hanno da guardare alle loro squadre, dopo voglio sentire anche Allo. Però la realtà dei fatti, secondo me, è una. Ovviamente Donadoni è il mister, quindi avrà le sue colpe, ma secondo me le colpe a partire da Lato, io Saputo lo metto fuori, da sotto Saputo di uno in giù, secondo me ognuno ha le proprie responsabilità, perché scaricare tutto addosso a Donadoni per la prima volta ti dico, Donadoni non ha tutte queste colpe, ne avrà, come qualche volta solo mi sono anche permesso di dire, perché poi è facile da qui seduti sempre giudicare, però secondo me è proprio la società che c'ha qualche problema, c'è molta confusione, chi deve parlare non parla e alla fine sai, i giocatori cosa vuoi, vanno fuori, stanno fuori di notte, sono già salvi, sei partite fa, cosa vuoi che gliene freghi? Abbiamo un po' di numeri da far vedere, Fabio, mi sembra. Allora, abbiamo un po' di numeri, però bisogna che faccia un passo indietro, perché sostanzialmente io è tutta la stagione che cerco di dire, e non è facile, che comunque non vedevo tutte le colpe in Donadoni, perché comunque è una squadra che è nata così, ed è una squadra che è nata al grande risparmio. Ora, è difficile ovviamente stando da questa parte, quando si ha una proprietà forte come la famiglia Saputo, di dire è colpa della famiglia Saputo, perché qui non è una questione di colpa, è questione che si fa calcio in un certo modo, e in Italia se non fai calcio, diciamo, adeguatamente, si rischia di retrocedere. Noi non siamo a Montreal, che dove fanno un campionato che non esiste la retrocessione. Qui il calcio in Italia, e come ovviamente in tutta l'Europa, viene vissuto diversamente. Allora, il rischio di retrocessione è stato altissimo quest'anno, perché la squadra secondo non me no, c'era. Però vabbè. No. Secondo me non c'è mai stato il rischio di retrocessione. Ma quello che la gente non capisce. No. Zero rischio di retrocessione. Scusa, sei partite fa, avevamo 12 allora, punti dalla quarta. Noi abbiamo fatto le ultime 4 sconfitte. Ma sì, ma no. No. Quelle non contano. No. Cosa non contano? Bastava un'altra sconfitta. Ma noi non te la facevi l'altra sconfitta. Ma avrebbero vinto col Chievo se mancava due partite. Ma col senno di poi non andiamo da nessuna parte. Io secondo me il problema non è quello. Allora, ma è il passo io, in avanti, io, non ti sto, io non ti sto dicendo che il problema è quello. Il problema è che non è stata fatta una squadra adeguata, e Donadoni, dal mio punto di vista, è stato lasciato al suo gioco, a se stesso. Allora, così non vai da nessuna parte. C'è da fare una considerazione che tutto, e se visto che l'epilogo di questa partita era scontato, tutto è successo la scorsa settimana. Se avete tradotto l'ultima conferenza stampa pre-partita di Donadoni, è stato molto chiaro. Cioè, sostanzialmente mi è stato detto di salvare la squadra, io per 3 anni sostanzialmente l'ho fatto, però non ci sono stati adeguati investimenti sulla squadra. Questo è quello che ha detto Donadoni. È quello che ha detto Donadoni. E martedì, qualche giorno fa, è stato contestato a Casteldebole, ed è una contestazione molto ambigua, va detto questo, perché comunque è stranissimo che c'è una contestazione, c'è una persona che riprende il video, è una cosa un po' Allo, che lascia. Ma no, allora, adesso la mia considerazione è sempre rispetto al fatto che si fa fatica ad innamorarsi di questa squadra. Io col Chievo ho portato mia figlia e 3 sue amiche allo stadio, perché per chi tiene per il Bologna, vedere che quando ci sono anche queste partite qua di fine campionato ci sono 20-25 mila persone a vedere, dovrebbe essere un segnale anche per i giocatori di un po' più di impegno, perché poi dopo alla fine io in tanti stadi non si vedono così tante persone a vedere le partite, quindi a Bologna c'è l'amore per questa squadra qua e c'è anche la voglia di trasferirlo, però purtroppo te lo fanno un pochettino passare. Allora secondo me anche i tifosi da un certo punto di vista dovrebbero essere un po' più cattivi e fare dei gesti
che sono quelli anche solo di andare via 10 minuti prima dallo stadio, cioè fare un po' vedere che la gente ci tiene, non come ci tengono loro. La persona che è andata a parlare lì a Casteldebole, dai, è un singolo che va lì, dice una cosa su una cosa, poi che sia stato montato o non sia stato montato, però è il sentimento di una persona di 52 anni che sono 40 anni che vede il Bologna, e che vedere dei ragazzi di 20 anni che fanno una partita di quel genere lì dà fastidio. Mister Trezza, tu da uomo di calcio che hai vissuto poi anche da dentro Bologna, da fuori, hai giocato nel Bologna, sei stato mister, cioè questi momenti qui come si può, cioè come si fa a venirne fuori? Perché si è creata una situazione un po' anche difficile, non so neanche facile da uscirne, perché sicuramente ne pagherà l'allenatore, questo è poco ma sicuro, perché ma, però ormai siamo questo veramente. Non lo so, non, io parlo senza essere mai andato a vedere la squadra quest'anno allo stadio, giocando la domenica al pomeriggio. Il mio pensiero è che finalmente a Bologna abbiamo trovato una persona che è disponibile ad investire pesantemente sulla società e sulla squadra, sta creando del valore alla società Bologna, creando una struttura organizzativa, creando anche costruendo, a Casteldebole ha fatto l'acquisto del centro tecnico, ha creato la foresteria, spogliatoi nuovi. Ha creato una base solida. E quindi il suo progetto è più a lunga scadenza rispetto a quello dei tifosi che vorrebbero vedere subito il risultato in campo. Sicuramente se quei soldi fossero stati messi nella squadra e non nella società, i risultati sarebbero stati diversi, però evidentemente il progetto di Saputo è più a lunga scadenza e credo che i bolognesi in generale dovrebbero essere contenti di questo. Poi dopo in campo si può dare di più, si può sempre far meglio, ma non c'è mai la controprova, quindi criticare da fuori è abbastanza facile senza conoscere la realtà. Donadoni vede i giocatori, li vede quotidianamente, li conosce, sono tutti professionisti. Ecco, quello che mi dispiace, mi piacerebbe vedere qualche ragazzo di più in prima squadra, visto che a un certo punto del campionato, dico di quelli cresciuti nel settore giovanile, magari italiani o bolognesi addirittura. Quello sarebbe un po' il sogno di tutti. Forse certo, però per come è andato anche la storia della primavera, che abbiamo visto il retrocesso in primavera 2, era poi difficile, diciamo, proporre qualcosa di nuovo anche per la prima squadra. 30 giocatori. Allora, l'unico giocatore che aveva dei numeri è stato dato in prestito, e ricordiamoci che comunque questo ha fatto, Conco ha fatto 3 gol nel girone d'andata. Se Bologna nel girone d'andata ha fatto 24 punti, non sta giocando là. No, spero ha giocato diverse partite. Ha giocato e ha fatto anche gol. Il problema però non è quello. Nel girone di ritorno hanno fatto pochissimi punti. Qualcosa deve essere successo. Sì, però Claudio ha detto una cosa. Certo. Che mi hanno visto il Trezza, mi viene da ridere. Poi ha messo su sta barba da profeta, adesso cazzo, è ancora più saggio. Sta bene, infatti per me era poi, volevo poi fare un complimento, ma è diventato più saggio di quello che era, fra l'altro. Dai, io posso permettere quello di scherzare, cioè, ci conosciamo da un pochino. Ha detto una cosa giusta, il Bologna era già salvo. È inutile che la gente dice che il Bologna rischiava. Il Bologna 10 partite fa aveva 12 punti dalla quart'ultima, quindi lasciamo stare. Allora lui dice... Beh, un paio di ragazzi però della primavera dentro, cioè cosa ti cambiava perdere 1-0 con un primavera o fare 1-1 con un primavera? Ci sono tanti soldi in ballo, il piazzamento ti fa i diritti televisivi. Perfetto, e allora il piazzamento sai qual è? È che siamo arrivati qui tutti come l'anno scorso. Ma è successo qualcosa. Hai visto Fabio che il piazzamento finale del Bologna è stato a 3 posizioni dalla retrocessione, esatto. Mi sembra, no? Due. Ecco, io però voglio ricordare che l'ultimo ragazzo che è uscito dal nostro settore giovanile, che adesso è affermato giocatore di Serie A, che è Masina, è diventato titolare del Bologna per puro caso. In Serie B, quando l'allenatore era Lopez, che si è fatto male. Altri giocatori davanti a lui.
si è trovato nel posto lui giusto. Si è trovato finalmente gli ultimi due giocatori, dico che sono... si poteva creare la situazione anche per altri ragazzi, ecco, perfetto, tutto lì. Ma Masina e poi abbiamo visto nel Ferrari nel Verona, che comunque è titolare, è voglio sentire titolare. Il direttore del Fossettone Medicina, intanto lui è contento perché ha vinto il campionato, adesso vanno a fare le anche la coppa, anche la coppa avete vinto praticamente tutto, sì. Voi giocatori del settore giovanile avete utilizzato qualcuno o... Noi quest'anno 7 del nostro settore giovanile in prima squadra. Questa è una bella soddisfazione. 3,98 faceva già parte dell'organico della scorsa stagione, già dall'anno passato, e poi quest'anno abbiamo avuto la fortuna, la bravura di utilizzare altri 3-4 della Juniors. Abbiamo anche delle immagini qua. Giocando, sì, questa è la finale di Coppa Italia, esatto, giocata qualche sabato fa. Eravamo in campo neutro perché giocavamo contro la Piccardo Traversetolo e il campo a Rubiera. Campo di un bel campo, è un campo che conosco, campo, molto bello. Campo molto bello, peccato per la tribuna che è un po' particolare, però ha fatto molto piacere perché tra l'altro la maggior parte dei tifosi erano i nostri, quindi vuol dire una bella trasfertina. Ma Medicina, io mi ricordo quando era in prima, io giocavo alla gara, c'erano 1000 persone a vedere la partita in prima. Adesso. No, ho fatto gol Negroni, quindi era il vostro anno. Questo cioè. Capitano Negroni ha fatto anche un gran gol, un eurogol. Adesso che mi viene in mente, sì? Avete gli ultras con le bandiere. Avevamo, adesso ultimamente, negli ultimi anni, i ragazzi hanno molato un attimino, non finanziamo più. Io me li ricordo che ti parlo che ero in prima categoria, quando facevamo, io giocavo alla Garo, venivi là a Medicina, mi sembra che c'era il mister Veronesi. Però noi calcola che stiamo parlando di qualche annetto fa, noi la fusione stai nuova parlando dopo guerra 15 anni fa c'era bianco e nero ancora, c'era un pacco di no era giallo e rosso la maglia, la TV però era in bianco e nero quando giocavi te. No. C'era una bolgia, c'era la Medicina. Adesso Medicina Fossettone è nata nel 2013. Società nuova. È l'unione tra comune e frazione. Esatto. E quindi facendo sempre la stessa categoria, nel 2013 è nata. Quindi sono 5 anni a giugno. Sì, perché quindi... c'era il Fossettone che faceva la prima. Esatto. Come esatto. Però bisogna dire che è nato un bel progetto. Ringraziare il mister, che mi sembra che sia una persona che già negli anni passati aveva fatto molto bene dove era. E mi sembra che sia una persona che in queste categorie qui sposta ancora gli equilibri. Mister grazie al modo Gelli di fare è un grandissimo, adesso ho detto a fare come oltre che essere un bravo tecnico è anche una gran persona, un gran uomo, i ragazzi, lo spogliatoio in particolare li vuole veramente bene. E quindi non è soltanto dal punto di vista calcistico, anche umano, quindi abbiamo fatto un'ottima scelta, nonostante l'anno scorso abbia dovuto fare questa scelta avendo vinto i playoff, non dimentichiamolo. Poi purtroppo non siamo riusciti a salire, l'unica squadra in Emilia Romagna, e ci è rimasto un po' lì, però abbiamo fatto questa scelta di mister e abbiamo preso per provare a fare il salto. Bravissimo, quei 4-5 giocatori. Diciamo che è andato tutto bene. Non si vince mai per caso. Non si vince mai per caso, ovviamente è tutto il contesto, si vede che ha girato per il verso giusto, però adesso volevo un attimo interrompere il calcio per poi tornarci ovviamente a piedi pari, perché dopo ci torniamo a piedi pari. Valentino Bettini, questi copertoni con la K, io ho visto un po' il vostro film in giro un po' per tutte le TV, mi ricorda Red Ronnie, siete stati a un sacco di posti, ma sti copertoni in realtà... Io ho letto delle cose che voi è un gruppo demenziale, fra le altre cose, cioè avete fatto un po' cose assurde per quegli anni. Noi eravamo seri, cercavamo di fare le cose seriamente, e siamo sempre stati amici degli Schiantos, e loro seguaci, solo che noi abbiamo un'impostazione più di provincia, mentre gli Schiantos sono praticamente qui di Bologna, hanno un'origine underground, con rock degli anni 70, il punk, e noi siamo andati dietro di lì. Che voi voglio dire, io ho visto anche dei pezzi musicali che... cioè li suonavate dentro un'aia, può essere un po' l'aia. Molti primi video sono stati girati tutti in ambienti diciamo abbastanza paesani, agresti, proprio agresti. Circondati. E cos'è che vi... cioè questo copertone da dove viene? Il termine bolognese, perché sei fatto come un copertone, lo trovi anche nel disco degli Schiantos, in un disco, mi sembra in monotono, c'è proprio la frase sei steso come un copertone. Comunque con la K è più simile all'olio solare, Coppertons, poi come ti dicevo all'inizio c'era la C,
Poi un manager ha pensato di farci causa perché non ci pagava. Manager di cosa? Nostro. Ah, vostro. Sì, ma dovevo capirlo subito che non poteva fare il manager nostro, perché con tutte le credenziali che aveva non avevi i denti qui davanti, quindi o non avevi soldi per metterseli o li aveva spaccati la sera prima. Questa cosa non l'ho notata. Io voto per la 2. Ma ascolta, questi cooperatori sono nati di fatto quanti anni fa? Nel 1986. 86, quindi erano gli anni 80, seconda parte degli anni 80, dove finiva un po', non finiva, c'era comunque molta musica. Sull'ondata, diciamo, post-punk. Post-punk. Sì, perché infatti è il periodo anche degli Schiantos. Punk era quel periodo lì. Gli Schiantos prima di noi. Sì, un po' prima. Gas Nevada insieme agli Schiantos. I Gas Nevada e quegli anni lì però. Il leader è anche un mio parente. È un mio parente. Ma domandina seria, cos'è rimasto di quegli anni 80? Ma degli anni 80, per quello che mi riguarda a me, non tanto. Di più degli anni 70 e degli anni 90. Guardate questa qui, che cos'è? Questa è una pubblicità che ho girato io per una TV, una radio pirata, sulla musica. Dopo avrai il commento della blogger sull'abbigliamento. Spot che facevate. Girati 12. Ma voglio chiedere a Diana, tu che sei un'esperta di fashion, di moda, ma questi look un po' anni 80, ma già negli anni 80 erano un po' esageratelli, un po' spinti. Sì. Poi tu non lo vedi come va in giro di giorno, perché dicono di me, ma anche lui non è che. Questi look un po' così stanno tornando. Sì, beh, no. C'è da dire che io da qua là vedo poco, da qua la televisione. No, comunque questo video non è degli anni 80, questo è un video del... Anni 90. Sì, fino agli anni 90, inizio anni 2000, quindi... Già adesso, adesso quindi... è un periodo che comunque le mode, i fiori... Sì, adesso sta ritornando tutto, moda anni 70, 80, 90, cioè... Questi orecchini che orecchini col cuore. Questi orecchini... Orecchini col cuore. Vanno di moda adesso. Sì, che si vedono, come si devono vedere, E senza orecchini la Diana oggi l'ha lasciata a casa, perché giustamente c'era la Valentina, ha detto... C'è qualcuno che si è attaccato all'orecchino. Sì, guarda, c'è degli orecchini giganteschi. Comunque niente, dicevamo appunto questi copertoni, fatti come dei copertoni, avete girato i massimi, e una canzoncina sul breve da farsi sentire come prima. Cacca al diavolo, sigla del volo del mattino con Fabio Volo, una trasmissione qualche anno fa, e finalista al Festival di San Scemo, ossia Festival della Canzone Demenziale del 1995. Bene, pronti. Al Festival di San Scemo, bello. Cacca al diavolo, fiori e Gesù. Cacca al diavolo, fiori e Gesù, Gesù, il più bello sei tu, e tu Satana sei, un grande figlio di cacca al diavolo, fiori e Gesù, cacca al diavolo, fiori e Gesù. Questa era la sigla di del volo del mattino di Fabio Volo. Che è stata censurata dal Vaticano, naturalmente, che non ha capito bene il senso delle parole. Perché se l'ascolti, se non la capisci bene... Sì. Beh, una canzone di parte. Perché? Poi noi l'abbiamo presa dalla tradizione degli scout, andando in giro, abbiamo datato un ritornello. Va bene, va bene. Questi sono i copertoni. Dai, è normale che se dici delle cose un po', sai, però andava ascoltata bene. Comunque, chissà com'è. Questa è la prima parte. Potrebbe diventare la sigla di 442 del prossimo anno. Però la vorrei un po' diversa. La vorrei un po' sul Bologna, che dice qualcosa... Cacca, chi non c'è, vabbè. Detto questo, noi stiamo per arrivare, perché la prima parte si conclude qui. Abbiamo 2-3 minuti di pubblicità, ovviamente è tutto quello che riguarda, che segue il nostro mondo, la parte commerciale.
Maresca e Fiorentino è il punto di riferimento a Bologna per Fiat, Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Presso il nostro grande showroom potrete vedere e testare su strada le nostre auto, aiutati dai nostri esperti che vi illustreranno le ultime novità di ogni allestimento. Maresca e Fiorentino offre un articolato servizio di noleggio per privati e aziende e di post vendita per tagliandi e deposito gomme per avere la propria vettura sempre efficiente. Tieniti aggiornato sulle nostre promozioni visitando il nostro sito e i nostri social oppure passa a trovarci in via Marco Emilio Lepido 6. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store. A Bologna in Piazza della Pace 7 e in zona stadio di fronte alla Torre Maratona. Quando si parla di coperture, spunta subito il nome di AF Coperture Nonantola, ditta leader d'esperienza trentennale nel settore. Bonifiche e rimozione di coperture industriali, in cemento, amianto, Eternit, rifacimento di coperture metalliche coinventate con riqualificazione energetica, installazione di linee vita certificate. Prima di prendere decisioni, richiedete un preventivo. AF Coperture Nonantola. Serietà, esperienza e professionalità. Per lavori realizzati a regola d'arte. Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Vieni ai Galactic Days anche domenica e scopri Renault Captur da 149 euro al mese, con 3 anni di manutenzione, 3 anni di casco e 3 anni di assicurazione furto incendio. Concessionaria Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12 a Bologna. Seguici anche su Facebook. Quando si tratta di una cosa importante come la tua vista, non rinunciare alla qualità e alla professionalità. Scegli Smile Optic, l'ottica del sorriso. Da Smile Optic trovi un ampio assortimento di montature da vista, occhiali da sole e lenti a contatto. Smile Optic è l'unico negozio di ottica in Emilia-Romagna ad offrirti un servizio di controllo visivo computerizzato per il trattamento delle alterazioni visivo-posturali. Smile Optic, a 100 via Ferrarese 1, telefono 051 683 1804. Cercaci anche su Facebook. Sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. Stavamo parlando del più e del meno, dietro le quinte, soprattutto anche di quello che succede. Perché non ci sono, adesso siamo nell'epoca degli shooting, ma se non c'è lo shopping, lo shooting serve a poco. Quindi dalla regia, se Massimiliano Mingotti e Fabio Ara, che Fabio Ara non dorme più la notte, adesso sarà lì che dorme, poverino, si riposa. Se abbiamo qualche immagine da far vedere, sì, esatto. Che ovviamente Diana ci ha portato qualcosa, qualche look, a parte che io ho già due giacchettine. Non me le metto in TV perché luccicano troppo, però ce n'ho una argento, una oro, spettacolari. Beh, adesso tu vai a fare le serate. E magari perché... sono per eventi, insomma. Con la polvere sopra. No, senza, no, non sono quelle serate. Lo dicevamo, Diana.
Sì, ecco, allora siete allergeni, innanzitutto arriva qualche scatto, qualche foto. Nel frattempo appunto dicevamo che la bigiotteria, ecco, diciamo gli orecchini, gli accessori sono molto appariscenti. Bello questo vestito, diciamo, mi piace. Ecco. Questo vestito, sì, quest'anno sono di tendenza, ecco, questi vestiti lunghi, ampi, un po' stile gypsy. Infatti anche oggi ho indossato un pantalone un po' stile gypsy, lungo, largo, bello ampio. Mi ricorda un po' anche il biliardo, quello lì, ecco. Perché è verde. Io che gioco a biliardo, però ci stanno queste. Oh, questo è bello, in realtà. Questo è un abito da sposa, se vedo bene. Sì, sposa un po' che osa, la sposa che osa, mi viene da chiamarlo. Abito da sposa. Sì, l'abito da sposa, perché ho portato qualche abito da sposa paragonandolo al matrimonio, ecco, più celebre che c'è stato in questi giorni, ovvero Meghan e Harry. E questo, ecco, è un abito invece di tendenza. E per l'estate, ecco, questi sono appunto i due ragazzi. Sì. Sono ragazzi, sì, si è parlato solo di quello. Si è parlato solo di quello, io non potevo non commentare anch'io, perché a me è piaciuto molto il secondo abito, questo con lo scollo alla coreana. Poi hanno messo quei due paggi, dovevano almeno trovare una via di mezzo con la misura. Nella foto stona un po' quello piccolino, no? C'è Harry Potter, sembra col gelo, è vero. Sembra Harry Potter col gelo, un po' bassettino confronto con l'altro, ma vabbè. Le due torri come sono? Una è alta e una è bassa, cioè. Una è storta e una è dritta. Una è storta, una è dritta. Forse era la foto che era storta. Abito, molto più moderno. Molto più moderno, vedi questo qua. Sì, questo. Sì, molto bello secondo me, secondo. Invece prima è stato chiacchierato. La regina, lei è sempre impeccabile. Quanti capelli si è cambiato? Solo uno? verde, lilla, quindi. Va bene, la regina è sempre la numero uno, mi viene da pensare, perché comunque è da sempre che fa parlare, sì, di lei. Così siamo riusciti a far finta di niente sul nostro governo, con quel matrimonio. Abbiamo coperto tutto per un bel weekend. Chissà domani che non ci svegliamo con un mondo nuovo, un mondo diverso, come potrebbe succedere anche a quelli del San Lazzaro FC, che si sono risvegliati stamattina e hanno detto: "Bah, abbiamo fatto un passo in avanti, avete vinto i playoff, Claudio, mister." Beh, arrivando secondo in campionato con le nuove regole abbiamo avuto il diritto a partecipare agli spareggi per una futura graduatoria in caso di eventuali ripescaggi. Abbiamo fatto un paio di partite. Oppala. Qui vedo Ricky Cervellati, Claudio Trezza, e io. Mezzo sei te? Sì, ecco, aveva il pela patata in mano. Avevamo ieri l'altro. Barletta. Barletta. Durante il servizio militare. Compagnia atleti, tutti e tre? No, quello era il CAR, il periodo iniziale che si faceva tutti di addestramento. Pensate, ieri l'ho visto Ricky Cervellati, L'ho visto, infatti adesso lo chiamo nelle prossime puntate. No, dicevamo, allora mister, 35 avete partecipato. Abbiamo partecipato ai playoff, la semifinale l'abbiamo avuta con la Ponte Vecchio, con la quale abbiamo pareggiato 1-1, in virtù del miglior piazzamento in classifica durante la stagione siamo passati noi. Poi ieri abbiamo incontrato invece nella finale l'Amaranto Castelguelfo, che è una grandissima, grandissima squadra, composta da grandissimi giocatori. E siamo riusciti a portarla a termine in parità 4-4. È stata una partita 4-4 nei 90 minuti? No, nei 120 minuti, perché è terminata due pari tempi. Perché se pareggia fai i supplementari, no, capito, poi, sì, ma sono poi un'ulteriore mezz'ora e siamo andati subito sotto di due gol, quindi 4-2 nel primo tempo supplementare. Abbiamo chiuso alla fine 4-3 il primo tempo supplementare, poi nel secondo tempo siamo riusciti a pareggiare. Non finire. Vale. Bellissima. Sono belle così le finali. C'era tanto pubblico da ambo le parti, tanti tifosi, avevamo i nostri bambini, tifosi con bandiere, magliette, tamburi, ma anche il loro pubblico è fantastico, li seguo ovunque, sono presenti addirittura agli ultimi allenamenti, mi hanno detto che andavano a incitarli durante gli allenamenti a Castelguelfo. Perché fossero in campo neutro? Non è campo neutro, il nostro campo era impegnato per un torneo, una manifestazione giovanile. Okay. Ah, pensate, quindi vedi che quindi dai, una bella, eravate bella in casa voi, insomma, eravate per in casa voi. Può capitare anche di andare, potrebbe capitare di andare nella categoria superiore, anche potrebbe no. Potrebbe essere, dipende però dai programmi futuri. E noi abbiamo iniziato questo percorso in agosto 2016 con questo gruppo di ragazzi, poi quest'anno un po' l'abbiamo rinforzato, abbiamo provato a fare delle cose diverse. Tanti ragazzi anche da noi escono dal settore giovanile,
abbiamo dei 17enni come Zaccaria McChané, oppure dei 37enni come Rocco Musio, e all'interno ci sta tutto il gruppo di ragazzi fantastici che... Tu la partitella la fai con loro? Mai. Perché... Posso fare il portiere se manca qualcuno, ma non mi permetto di mettermi a correre. Perché hai detto che si chiama Rocco? Rocco Musio. Ah, è un 81. No, sai, 37 anni, museo, ho capito, ma... Rocco Musio, no? Si è rimesso in gioco l'anno scorso, era fermo da 4 anni e ha deciso di ripartire. Ha voglia di ritornare con grande intensità. Avrà fatto la chioccia e avrà fatto tutto sì, dietro. Sì, ma Musio che dico io ha giocato anche in categorie. Cioè, sì, giocato, sì, sì, sì. Ha giocato nella Pianorese, nello Zanese, Fasano, tanti anni. Bene, vedi che allora, insomma, diciamo che questa sera si può parlare anche positivamente del calcio, non sempre professionistico, anche dilettantistico. Abbiamo detto le gesta del Mezzolara, il Fossatone Medicina, lo stesso FC San Lazzaro, ma è le gesta degli amici di Sergio, che sono sempre in giro, che ruota. Hanno appena finito una manifestazione con Bimbo Tuallo e si è già pronti per la prossima. Allora, l'estate è il periodo dove riusciamo a infilarci un po' di più all'interno di qualche situazione che si ripete annualmente, e l'obiettivo è sempre quello di dare una mano a qualcuno che ha bisogno. Martedì sera a Castenaso c'è stato questo evento per Bimbo Tu, che già un paio d'anni, il terzo direi, che fanno i ragazzi della curva. Sì, che quindi, ne abbiamo parlato, quello che abbiamo parlato in tutti questi ultimi giorni. Esattamente, è stata una cosa molto carina, perché a parte la causa che veramente ne vale veramente la pena, e consiglio sempre a tutti che quando si ha voglia di fare qualcosa di utile nella vita, di andare a fare un giro al Bellaria, a vedere questo reparto che è veramente un'eccellenza qua a Bologna, ma ti dà proprio l'idea di come si possa fare ad aiutare dei bambini che sono in difficoltà. E grazie a Cristian Frabboni, che ci siamo uniti un po' da qualche anno, da quando abbiamo fatto la vendita dei bomboloni allo stadio, quando fanno qualche cosa noi diamo una mano. Castenaso è sempre stato un po' la nostra patria, perché abbiamo fatto tante cose per Sergio, ed è stata una serata molto bella con un sacco di gente, più di 400 biglietti, è stato fatto una bella raccolta. Oltre 3.000 euro sono andati stasera a consegnarli, quindi i tifosi non c'è niente da fare, quando si muovono, si muovono. Ecco, si fanno sentire per le muovono cause. Le prossime che ce n'è una le prossime giugno, a Castel San Pietro, credo che mi hanno detto qualcosa ieri o no. Allora, noi come amici di Sergio, diciamo che la prossima a cui partecipiamo è a San Giorgio di Piano, faremo il 23 e il 24 di giugno, c'è la giornata, i due giorni quello, pazzi, sì, per lo sport, dove ti quello, chiamo poi sempre anche a giocare. Faranno il sabato sera la partita 100 contro 100, che è un po' un brevetto che usiamo per Sergio per tirare su qualche soldino, e hanno già trovato le 200 persone che giocano, quindi sarà una cosa molto carina. L'11 giugno ci sarà il Mundial Sandro 2, che per ricordare Alessandro Lugaro, l'abbiamo fatto l'anno scorso un po' con tutti i ragazzi che hanno fatto parte delle squadre dove lui ha giocato. Quest'anno lo facciamo a Granarolo, stiamo riunendo un pochettino tutti i gruppi per questa è una cosa un po' meno degli amici di Sergio, ma dove poi dopo io li coinvolgo sempre, perché poi dopo dove ci sono in mezzo io cerco sempre di radunare un pochettino sempre il gruppo. E quindi l'11 giugno, lunedì a Granarolo, faremo questa cosa. Giocherai quest'anno un po' o no? No, io non gioco più, perché dopo che mi sono rotto il tendine d'Achille l'unica cosa che riesco a fare è il calcio camminato. Calcio camminato. Che lì però sono forti. Sono forti. Lì però sono forti perché ho Pederzoli con me, ecco, solo per quello. Voglio dire, perché giochiamo con della gente che ha più di 100 kg tutti. Quindi anche camminando. Io Pederzoli è ancora. State continuando a giocare a calcio? Sì, ci sono le finali mercoledì a Castelmaggiore. Pensa a te. Esatto. È uno sport che è carino, è divertente, perché lo si fa ancora con uno spirito molto goliardico. È chiaro che bisognerebbe riuscire a coinvolgere un pochettino più di persone, però il problema è che da anche i cinquantenni, i sessantenni, piace ancora di più giocare a calcetto a 5, a 7 e ancora fare la corsa. È una roba che farla entrare nella testa di chi ha sempre giocato a calcio si fa un po' più. Però ti devo dire, posso dire che l'anno scorso, quando l'abbiamo fatto a Castelmaggiore, ho visto che si incazzavano tutti lo stesso in campo, e
Quando comincia a girare la palla e vedere litigare ex giocatori fra di loro nonostante fosse un calcio camminato, questo per dire che lo spirito era... Quello purtroppo qua, noi ce l'abbiamo dentro, cioè, esatto, voglio dire, esatto. Cioè, di prendere la paga non ci piace neanche se giochiamo a biglie, quindi esatto. Non piace mai nessuno perdere, esatto. Non piace sempre vincere, perché il bello poi, diciamo, che lo sport, l'agonismo ti porta a raggiungere un obiettivo, che è poi quello che ha raggiunto sempre in medicina Fossettone, come dicevamo prima. Voglio sentire dal direttore che aria si respira adesso così in alto, essere arrivati a un... perché adesso è ancora presto per dire com'è, però... Secondo me non avete molto tempo da perdere, bisogna già toccarsi le maniche. Siamo già partiti. Siete già partiti. Col fatto anche, come dicevamo un po' prima, che abbiamo anche avuto la fortuna, diciamo, che questo gruppo ha, diciamo, vinto il campionato con 6 giornate d'anticipo. Quindi logicamente ci siamo un po' messi con i lavori avanti, diciamo così. Però la cosa principale, visto che questo gruppo ha fatto cose egregie, la priorità, diciamo, è per i fuori quota, i giovani, anche perché noi abbiamo una problematica di annata proprio con i 2000. Quest'altro anno in eccellenza ci saranno i 98, 99, 2000 in campo obbligatori, i tre, e quindi soprattutto sui 2000 abbiamo qualche difficoltà, qualche defezione, e allora stiamo lavorando un pochettino su questo principalmente, perché diciamo che l'ossatura sicuramente l'organico era stato già creato quest'anno per fare la categoria sopra, perché avendo vinto i playoff ci credevamo, poi dopo per varie esigenze, varie cose che ormai adesso tirate a vincere anche l'eccellenza in Serie D, in Serie D, no, obiettivamente Imolese, Sasso, Mezzolara, Medicina Fossettone, l'altra, l'ultima, l'Axis, Zola Predosa. Zola Predosa, mancate voi, allora bisogna che vinci. No, obiettivamente il nostro obiettivo principale della nuova fusione, come dicevo prima, nel 2013 era arrivare in questa categoria, perché secondo me la piazza, il paese è la categoria ce giusta, lo merita, per sì, loro certo. Se lo meritano. L'obiettivo era riportare la gente, anche quella un po' più datata, diciamo così, al campo, e obiettivamente noi abbiamo delle partite per il nostro livello, ripeto, con delle 300-400, 200 persone a domenica. E quindi poi è logico che quando si vince tutto aiuta, però rivedere il coinvolgimento del paese, tra l'altro mi hanno chiamato prima il sindaco e l'assessore che ci hanno chiamato con tutta la squadra per una premiazione, anche perché, ripeto, sono contenti a dir loro di questa fusione che è nata per migliorare anche le esigenze impiantistiche. Quindi anche il comune è molto contento di questo. Diciamo che sì, che Castelguelfo poi è... senza dimenticare, tra virgolette... Fossettone, medicina. Senza dimenticare, tra virgolette, che il settore giovanile, cosa che noi ci teniamo moltissimo, sta crescendo parecchio. E diciamo che di tesserati tra prima squadra e settore giovanile passiamo i 300. Stavo per fare la domanda, infatti. Quindi salvezza tranquilla il prossimo anno. L'obiettivo principale è quello, poi chissà, sapete, perché l'appetito viene sempre mangiando, come il mister mangiando. Giustamente questa categoria l'ha già navigata, fatta, ha già fatto, quindi esatto. E dove l'ha fatta anche bene, con degli ottimi risultati, arrivando anche un anno a sfiorare con San Lazzaro, terzo con Sant'Antonio ai tempi. Con Sant'Antonio, sì. San Lazzaro ha fatto gli ultimi anni sempre facendo molto bene, sì, nonostante infatti alcune difficoltà, e quindi l'obiettivo è fare il meglio possibile, diciamo così. Poi nella vita non si può mai sapere, ma sempre coi piedi di piombo. Sempre con i piedi di piombo, come hanno tenuto in questi anni i ragazzi dei Copertoni, anche loro. Voi siete partiti da zone della Romagna. Sì, siamo anche arrivati. Partiti arrivati? Sì, no, per un certo periodo abbiamo avuto anche dei riscontri nazionali, perché io collaboravo con Blob. E quei video che hai visto? Sì, con Blob di Rai 3. E inviavo tutte le scene sbagliate e gli spezzoni dei miei video a Blob. Questo e hanno un archivio. Questa è un'altra pubblicità. Questa è la più famosa. Naturalmente io sono molto bravo a cadere. Ciao. Questa è FIFA 98. Dei 12 che ho fatto.
Ma li facevi solo te, facevi, o c'era anche no, i componenti del gruppo? Io quasi tutti ho fatto la regia, però questi più che altro li facevo io. Ma il gruppo dei copertoni quanti siete? Il gruppo è un duo, però abbiamo una serie di musicisti che suonano per noi, che sono quasi sempre i soliti, con varie sostituzioni. Però il gruppo storico sei tu e? Io e Sammy, quell'altro Sammy, signore tu grosso. E Sammy siete i famosi copertoni. Copertoni, sì. Copertoni che avete girato, fatto, avete... Girato. Adesso... Eravamo sempre ospiti da Redroni e Roxy Bar, a Help, quando ancora trasmetteva il capannone 38 bis. Di Funo al Centro Grosso, a Marcord. Sì. Ci fai sentire un'altra roba che non so come chiamarla. Il virtual sex con la tua ex al computer che mi fa fax, gli aromi spray. E viva quello che non tocchi mai, che rimanga intra nos. Preferirei saltarti addosso. Ecco, vedi, questo è un altro pezzo. Ma cioè, queste come le scrivi tu, le arrangi, le scrivi? Adesso questa è una versione chitarra acustica, però questa non è mai stata incisa, boh, altre, quelle di prima le ho incise tutte. Ma avete fatto anche un film, credo, giusto? Sì, no, credo, io sono sicuro. L'ho fatto io. Come si intitola? A Castelguelfo, pure. Sì, ma è conosciuto, anche a Cinecittà. Girato. A Castelguelfo. Eccolo, questo cos'è? Questo è il primo video, vedi, ambiente rurale, La Galena Cune Rock, un brano in dialetto. Del 93. Come si intitola? La Galena Cune Rock, la gallina con rock. Ci vedo già qui a Bologna. E la galena con il rock. Leo Ceroni, no? Per la storia di Bologna. Posso? Oh, il tuo socio non si vede mai? No, oggi abbiamo fatto... No, ma anche in questi no, video... C'è. Il contratto di oggi era solo per me. Non stava nel budget anche noi. Questa era si intitola la... La Galena Cune Rock. E invece un'altra cosa che ti volevo chiedere... È la Galena Cune Rock, Cune Rock. È la Galena Cune Fioc, Cune Fioc. Può sembrare... È la Galena Cune Rock, Cune Rock. Poi... Ai oggi re tutta mattina per trovare una galena lo trovo pure rock, pure rock le galena le rock, pure rock. Un'altra cosa che ti voglio chiedere Valentino, dammi 4-5 perché noi a Bologna abbiamo il nostro intercalare, il vostro ciò, no come dite voi? Voi avete Socia, Sochmal, Vacca Ghir, ne avete 3 o 4. Noi ne abbiamo unico mondiale Romagna, il Cho. La parola Cho. Cho Burdel. Forse è simile al Che del Che Guevara, che se Che Guevara fosse vissuto in Romagna sarebbe chiamato Cho Guevara, comunque argentino. E la parola Cho cambia significato in base all'espressione facciale. Che tipo, dimmene, fammene capire. Le faccio ad esempio, un ciò di scuse, molto usato dai bambini, io lo usavo sempre a scuola. No? Beh, chi è che sei stato te a fare questa cosa? No. Ciò. Un ciò d'attacco. Ciò ti spacco la faccia. Un ciò di difesa. Ciò. Quando ti passa l'ora, guardi. Ciò. Via. Quando vedi passare una donna a 180 gradi, piuttosto carina. Vabbè, è tipo il nostro. Quando qualcuno, non so, ti suggerisce qualcosa, beh, mi ha detto. Tua moglie non ti farà le corna con quell'imbecille di ciò. Questo è un dubbio calante e certezza crescente. Dubbio calante, certezza crescente. In effetti, ma comunque noi il nostro lo diciamo esattamente, viene utilizzato nelle stesse
definizioni che hai utilizzato tu. Infatti c'è anche una canzone di Mingardi e c'è uno scherzo di Mingardi che racconta proprio tutto sul Sochman, che te lo dice in 30-40 versioni ed è la realtà dei fatti. Per ora sono 34 significati, poi è un work in progress, voglio dire che ne aggiungo sempre. Sì, perché ma li inventi tu o... No, no, li trovo e quando mi viene in bisognerebbe mente... Bisognerebbe frequentare il bar, tu frequenti il bar, perché lì se ne sente anche delle nuove. Io frequento la gente, vivo in treno, vivo a casa, sono spesso on the road, il mio lavoro mi porta a essere proprio sulla strada, più che altro sulla ferrovia. On the road, esatto. L'altro giorno è apparsa una domanda nel sito di Polvere di Stelle, che saluto tutti i polverini che se non l'ascoltano, hanno chiesto qual è il libro, parlavano di un libro, il libro che ti è rimasto, che hai letto per primo, Io ho scritto proprio On the Road, che è stato il libro di Jacques Kerouac. L'ho letto anch'io. L'ho letto 15 o 16 volte, ogni volta in una condizione mia diversa. Era quello, leggevo. Magari una volta ero mezzo, no, è che no, ne ho letti altri, ma quello l'ho letto un bel po' di volte perché mi piaceva molto. Anche l'idea di fare il coast to coast mi è sempre un po' balenato nella mente, sono cose da anni 70, 80, cioè roba passata, però chissà che un domani. Con la macchina rosa. Io ho letto. Con la macchina rosa magari. Con la macchina rosa che avevo, che sono andato a Verona sabato con la macchina rosa, non so se dalla regia ce l'hanno. Scusa, non ti è mai balenato di pensare, io leggendo On the Road la prima cosa che ho pensato, se fosse stata ambientata in Italia, ma quanto mi costava di benzina? È vero. Ma e su e giù lì... con sti 5.000 macchine a benzina. Sì, ma lì costava meno in quegli anni lì. No, in America la benzina non costa niente. Quando l'hanno fatto loro costava 500 lire al litro. Comunque sì, loro avevano dei ferri. Poi quello che gli è costato anche in bevande, perché sì, fra benzina e bevande, droghe, bevande, tutto. Comunque, detto questo, ritorniamo a parlare un po' di calcio, visto che i ragazzi qua, Fabrizio Sole e Claudio Trezza, hanno avuto il piacere e l'onore di giocare insieme a Roberto Mancini, che è il nuovo CT della Nazionale. Ieri sera era anche la domenica sportiva, ha detto delle cose, secondo me, fatto non ne poteva dire altre. Da grande star, 5 minuti, esatto, poi è andato, però io sono fiducioso, a me personalmente piace, so che molta gente magari, Mancini, a me piace, perché comunque uno che il calcio sicuramente lo conosce, ha dimostrato di conoscerlo sia da giocatore e forse da allenatore. Voi cosa ne pensate? Cioè, ci può stare, vi piace? Vabbè, voi lo conoscete. Cosa c'entra? Tecnicamente parlando, io sto dicendo. Allora, parte Claudio. Puoi dire qualsiasi cosa? No, sicuro. Beh, ha dimostrato in questi anni di poter lavorare su giocatori di varie nazionalità, ha dimostrato il suo valore a livello internazionale anche partecipando e vincendo campionati esteri. Io penso che il fatto che lui abbia deciso di allenare la nazionale è un motivo di orgoglio per se stesso, per tutto il movimento, per i genitori sicuramente, come ha detto lui anche in fase di conferenza stampa. Non vorrei che a livello mediatico Roberto prenda tanto spazio. E, qualche tempo fa si parlava prima dell'allenatore di cambiare il metodo, il sistema in Italia. Ecco, adesso abbiamo preso Mancini occupa le prime pagine di tutti i giornali, delle televisioni, però in questo momento non si sta parlando di un rinnovamento che secondo me è necessario e non più rinviabile. Non si può delegare tutto a Mancini, al fatto che lui potrebbe far tornare la nazionale maggiore a vincere, ma senza un programma dietro. E secondo me la cosa principale è far tornare a giocare i ragazzi italiani nelle squadre italiane con un numero superiore rispetto ad adesso. Ecco, quindi se da lì si comincerebbe col piede giusto, si potrebbe, esatto, far partire un nuovo corso, ma con regole ben precise. Regole tipo... ben precise, giustamente, come ha detto Mister Trezza, se i nostri ragazzi italiani, tant'è che una domanda che gli hanno fatto, sta la giro anche a te Sola, che è lampante, cioè in Italia siamo stati abituati negli ultimi forse 50, 60, 70 anni ad avere dei talenti col numero 10, sempre più di uno ogni anno, adesso siamo a quota, credo, zero. Quindi lui affronterà, non ha il vero, non c'è questo giocatore. Secondo me Balotelli potrebbe essere un giocatore che rappresenterà comunque il talento del gioco del calcio, ma gli altri io non ne vedo così tanto. Gliel'hanno chiesto con lui, giustamente, come disse Trezza, ripartire facendo giocare i nostri nelle nostre squadre, forse. C'è il progetto di fare la seconda squadra che dovrebbe partecipare al campionato di Lega Pro.
Se questo progetto, come in altri paesi, è già avviato, potrebbe essere una cosa interessante. Già avviato in altri paesi? Già confermato. Sì, certo. Sì? E quali sono i paesi che lo fanno già? Spagna. Spagna, ad esempio, in Spagna è una vita. Infatti, seconda nazionale? La seconda squadra. La seconda squadra c'ha la squadra di club ha una seconda squadra che partecipa a un campionato. In questo caso dovrebbe essere di Lega Pro. Serie C. Questo per me, chiamiamo Serie C perché quella lì è. Secondo me si deve partire da lì. I personaggi che hanno messo nuovo nella federazione, secondo me, potrebbero essere personaggi importanti. Il Mancio, insieme ad Ancelotti, secondo me, era l'unico che poteva essere all'altezza per allenare la nazionale. Tieni conto che partiamo dal fatto che avevamo Ventura, che è impresentabile. E quindi, perché in nazionale ci deve essere un giocatore che ha giocato anche in nazionale, secondo me. Quindi uno che comunque può, è stato ed è stato a quel livello, perché l'immagine conta molto. Giovani bravi ce n'è, ma fuori classe no, e non è la stessa cosa. Cioè, giocatori bravi ce n'è, ma il fuori classe è un'altra roba. In Spagna ci sono di fuori classe, perché due fuori classe del Real Madrid giocano in panchina, che sono Asensio e Isco, e invece da noi abbiamo dei buoni giocatori, ma fuori classe non ce n'è. Questo è un po' il sunto. Ma sì, sostanzialmente è vero, ma è altrettanto vero che noi in Italia non abbiamo le strutture per poter fare un secondo campionato di Serie C. Le grosse società forse se lo possono permettere, ma deve avere una struttura adeguata per la Serie C, un campo adeguato per la Serie C, e non credo che sarà facile gestire tutto in un unico campo. Cioè, faccio l'esempio di Bologna, lo stadio Dall'Ara, per farti l'esempio. E comunque strutturare una seconda squadra, solamente i grossi club probabilmente se lo possono permettere. Ma torniamo a un vecchio discorso che abbiamo fatto anche in questa trasmissione. Allora, se togliamo queste 5-6 squadre del vertice del calcio italiano, tutte le altre club, medio, basse, si possono permettere una Serie C? Allora, quanti tesserati ha il Bologna? Ti faccio una domanda molto semplice. Quanti tesserati ha il Bologna della prima squadra? 35. Bene, quanti ne giocano? 11, più 4, 15. 15, 16? Sì, sì, ma non... Gli altri 17? Gli altri 6 o 7 non possono giocare insieme facendo l'esempio a quelli della del primavera. Bologna, facendo un esempio di quelli del Bologna, quanti di questi giocatori nella rosa del Bologna potrebbero giocare in Serie C? Tutti. A un campionato certi, ma tutti. Non lo so. Beh, intanto provi devi a farli giocare. Il risultato da credo vincere, che devi ci sia giocare. Il vincolo che queste squadre non retrocederanno mai. Ma possono andare nella categoria superiore, cioè in Serie B, ma non possono retrocedere nei dilettanti. Esatto, infatti lo so. Certo che un'altra Juve in Serie C, ragazzi, sarebbe dura da tenere, Io ho l'impressione anche che la sia Juve femminile. Io ho l'impressione che almeno al momento, per come è strutturato il calcio italiano, ma posso sbagliarmi, che sia un lancio solamente per i grossi club e io che spero per che i non piccoli sia si l'unica regola nuova. Ecco, si fa, vedi, no, tornando all'esempio del Bologna, ma poi voglio dire, ne possiamo parlare fino a mezzanotte. Facciamo fatica ad avere una primavera a certi livelli. Io non so come si possa mantenere una Serie C, ecco. Vabbè, questo ma non è quello lì. Una delle nuove cose che hanno fatto sono l'istituzione del centro tecnico federale a livello provinciale. Questo sì che è stato una cosa. Questo potrebbe aiutare per migliorare il livello generale. È stata creata, certamente. E non so adesso a quanti siamo, comunque sono in procinto a crescere, diciamo, almeno uno a livello anno. Provinciale ci deve essere a Bologna, c'è Castenaso, credo che vada anche Corticella. Dicevi Valentino, volevo fare una domanda al signore, da ignorante perché non ho mai seguito il calcio, a parte qualche notizia casuale così quando sono sotto la signore, il signore sarei io? Sì. Grazie Valentino, del signore. Se Ventura era così impresentabile, ma chi è che l'ha presentato? Uno che è ancora più impresentabile di lui, che è Tavecchio. Ha già risposto. Aveva già la risposta. Se non sbaglio, quello della federazione. Erano d'accordo. Sì. Si chiamano, oggi ho visto un film per TV, L'Intramontabile, che era Gino Bartoli, bellissimo, che mi sono commosso. Loro sono gli impresentabili, un film che faranno fra vent'anni. Tre o quattro lunedì fa ho detto che la nazionale non va ai mondiali e per il calcio italiano è un bene, non è un male. Perché quando tu vuoi resettare e ricominciare da capo bisogna che succeda l'imponderabile. Cioè, succede... Non rimpiango niente, perché i mondiali me li guardavo anch'io con gli amici. Se deve fare schifo così è meglio non guardare. No, ma proprio diciamo perché... quelle serate con gli amici le facciamo lo stesso. Il vino ce lo beviamo lo stesso, adesso andiamo in pubblicità ecco, bravo, e dopo rientriamo. State lì. Vamo là.
Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store, a Bologna in Piazza della Pace 7 e in zona stadio di fronte alla Torre Maratona. Vieni ai Galactic Days anche domenica e scopri Renault Captur da 149 euro al mese, con 3 anni di manutenzione, 3 anni di casco e 3 anni di assicurazione furto incendio. Concessionaria Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12 a Bologna. Seguici anche su Facebook. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34. www.officinamondialcar.it. Maresca e Fiorentino è il punto di riferimento a Bologna per Fiat, Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Presso il nostro grande showroom potrete vedere e testare su strada le nostre auto, aiutati dai nostri esperti che vi illustreranno le ultime novità di ogni allestimento. Maresca e Fiorentino offre un articolato servizio di noleggio per privati e aziende e di post vendita per tagliandi e deposito gomme per avere la propria vettura sempre efficiente. Tieniti aggiornato sulle nostre promozioni visitando il nostro sito e i nostri social oppure passa a trovarci in via Marco Emilio Lepido 6. Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. Quando si parla di coperture, spunta subito il nome di AF Coperture Nonantola, ditta leader d'esperienza trentennale nel settore. Bonifiche e rimozione di coperture industriali, in cemento, amianto, Eternit, rifacimento di coperture metalliche coinventate con riqualificazione energetica, installazione di linee vita certificate. Prima di prendere decisioni, richiedete un preventivo. AF Coperture Nonantola. Serietà, esperienza e professionalità. Per lavori realizzati a regola d'arte. Lasciati guidare dai tuoi occhi e vieni da Spacciando Occhiali. Ora ti aspetta uno spaccio ancora più grande e con locali completamente rinnovati. Occhiali da vista e da sole per uomo, donna e bambino a prezzi di fabbrica. Con la bella stagione ti viene voglia di un nuovo paio di occhiali da sole, ma vuoi anche avere i soldi per le vacanze? Vieni da Spacciando Occhiali. Troverai montature e lenti con costi eccezionali. Potrai così cambiare gli occhiali di tutta la famiglia. Spacciando Occhiali a Calderara di Reno, zona artigianale Stelloni, in via Verde 5A. Allora, dicevamo appunto che la nazionale con Mancini forse ci ridarà speranza, perché diciamolo veramente, cioè, tutti gli appassionati del calcio. Quindi con Mancini destro non può andare? No, non credo. No. Dice anche che possiamo solo migliorare? Sì, secondo me sì. Direi che il punto peggiore, il fondo del barile, l'abbiamo raggiunto, da lì in poi si spera di crescere. Prima, quando resetti ricominci cominciando un programma nuovo. A brevissimo, un programma tra nuovo come? A brevissimo iniziano a giocare le amichevoli. Adesso ce n'è già una a metà giugno, credo che c'è già subito per vedere qualcosa a fine maggio. Il 28 di sto mese? Il 28 di sto mese, tre partite credo. Sì. Subito per vedere un po' che si comincerà già a creare un po' di amore. Per questa settimana. Questo è l'amore per la nostra squadra nazionale, che sinceramente, diciamolo, è stato proprio perso. L'abbiamo perso perché i numeri comunque servono anche per dare una mano a ripartire, e spero che anche il Bologna possa prendere dai numeri negativi di questa stagione al lo di là spunto. Che non mi hanno considerato per la battuta dei Mancini, ecco, di destro, ma comunque la San Perro non l'ha capito. Allora, i numeri, per dire velocemente, tornare sul Bologna per liquidare questa stagione, sostanzialmente
Facendo un passo indietro, io già in tempi non sospetti questi numeri ve li ho fatti vedere e non è che siano cambiati tantissimo, quindi a dimostrazione che il valore di questa rosa era quella che era. Allora, per gol realizzati il Bologna è stata la 12ª squadra, media 1,05 a partita, tiri realizzati 17ª. Con 294 tiri totali, 173 in porta, 121 fuori. Assist 15ª, con 73 totali e solo 16 assist vincenti. Per cross siamo la 20ª squadra, 167 utili. Per quanto riguarda le parate, vabbè, soprassediamo, comunque 11ª con 127 parate. Chilometri percorsi è l'unica che comunque si trova ai vertici, ha fatto la media di totale 111.131 chilometri. Per pali ne abbiamo colpiti 10, siamo la 12ª squadra, ma ne abbiamo subiti 19, quindi è tutto dire. Corner è una squadra che non andiamo in profondità, solamente 17ª con 151 corner tirati, fuori gioco addirittura 18ª squadra per fuori giochi, significa che neanche per quanto riguarda l'attacco riusciamo ad essere pungenti e anche furbi. Gol di testa addirittura solo 6 sui 40 che abbiamo fatto, quindi anche quindi da questo punto diciamo di vista che hanno sì. La classifica è giusta, che poi se andiamo numeri, anche a valutare non voglio valutare il peso della rosa del Bologna, va detto che comunque se la andiamo a vedere non è superiore alle ultime che abbiamo visto. Essere. Esatto. Se guardate i numeri, cioè diciamo vi abbiamo gira fatto vedere gira, questi quelli. Numeri, gira e rigira, in base ai numeri che Fabio ha preparato, ha studiato per sei mesi. Insomma, sono pubblici. Non c'è un Excel in casa che è. In base ai numeri la classifica è quella che ci siamo meritate. Punto e basta. Come il Napoli è arrivato secondo in base ai numeri, è arrivato secondo, la Juve è arrivata prima. Se tu in base metti ai numeri. In mano quindi, a Donadoni questa rosa, di più non poteva fare. Poi possiamo discutere su quei sei punti che mancano. Vabbè. Comunque faccio anche saluto gli amici, tutti gli amici del Club Napoli Nord Italia, Maurizio, il presidente Crisitelli. Non so cosa dirgli, ecco. Perché lo so, siete tutti lì che piangete. Beh, siamo qui ad aspettare se Sarri sarà, se rimarrà a Napoli. Se Sarri sarà sereno, sarà serenerà. Ormai ha salutato. Chi comanda il capo? Solo Fabrizio, questo bel quadro. Questo quadro qui, dopo te lo dico perché. No, ancora dopo, anche prima. Sta finendo la trasmissione. Posso fargli auguri in diretta alla Patrizia Bonini, nostra cara Salutiamo amica. Salutiamo la Patrizia Bonini, che è la figlia del grande mister che oggi compie gli anni, e quindi ne approfitto perché. Auguri. Facciamo gli auguri. E questo quadro qui l'ho portato stasera e. Per come porto sempre tutti i quadri ogni lunedì, nel venire in qua ho pensato che poteva essere un quadro adatto a una persona che è qua dentro, che è Claudio, perché Claudio penso che sia stato l'unico che mi ha pagato un quadro in anticipo e non gliel'ho mai portato e quindi è un anno che gli devo portare un quadro, così ridiamo anche un po'. In realtà gli avevo portato uno, non andava bene, e siccome gli piace molto ha detto dopo se lo porta a casa. Già un altro con la tonalità in arancione, quindi abbiamo svelato l'arcano, cioè Claudio ha detto fai meglio che gli dico che va bene questo. No, è bellissimo anche questo, se te ne pago uno quindi me lo porti il prossimo anno qua alla trasmissione. Claudio, se volete un quadro pagamento con Claudio, vabbè dai, possiamo anche scherzarci sopra. Di solito i pagamenti sono posticipati di solito. Beh, comunque stasera abbiamo risolto anche questo problema. Abbiamo risolto anche questo. Sono anche contento perché se gli piace effettivamente sono contento che sarà nel suo salone. Intanto voglio salutare anche Federico Ballandi di Contatto che ci sta seguendo, ha visto qualcosa sulla maglia, la maglia, una delle sue nuove creazioni. Salutiamo Federico. Salutiamo, sì. E gli facciamo un ingrosso in bocca al lupo, che lui sicuramente starà andando verso Verona a vedere la partita, gara 4. Vabbè, non lo voglio dire, gara 4, perché anche allora come me siamo tutti un po' frementi, non vogliamo andare alla quinta, quindi non rompeteci le scatole. Sarebbe meglio di no. Sarebbe meglio evitare queste situazioni, perché non ci interessano, noi siamo la Fortitudo, dobbiamo
colorata di bianco-azzurro anche Verona. Devo dire, ho visto la partita in un palazzetto pieno di gente, bellissimo, di tutti i tifosi, non c'è stato nessun problema, tutto regolare. L'unico problema è che io e un altro furbo come me siamo entrati con le maglie della Fortitudo e tutti colorati di rosso e blu da testa e piedi, io col bulbo sciolto, i capelli, gli occhiali bianchi e la macchina rosa dentro un bar dei tifosi dell'Hellas. Mi sono sentito un po' osservato, devo dire, non so come. L'abbiamo scampata bene, poche parole, non vi so raccontare i dettagli. C'è stato un bar del Chievo, non ti guardavano. No, il bar del Chievo no, sicuro. Quelli lì, t'assicuro che alla fine, dopo quando ci abbiamo focalizzato un attimo che sono venuti degli altri a salvarci, fra virgolette, siamo usciti dal bar indenni e vabbè, la macchina parcheggiata lì fuori rosa, che non so se mi ingotti la vista nella mia pagina di Facebook, però siamo già vicini quasi alla conclusione della trasmissione. Valentino, c'è un altro pezzettino che dopo, sì, mi sa che abbiamo già l'ultimo stacco pubblicitario. Questa volta vi farò un brano per intero, è breve ed è autobiografico. Chiedo scusa, specialmente ai più giovani, non prendete esempio da me. La gente mi dice che sono un po' sbagato, che vivo ogni giorno come un alluvionato. La gente mi dice che sono un casinista, ma nella confusione io posso aver ragione. Mi piace il caos, mi piace il caos, mi piace vivere nel caos, mi piace il caos, mi piace il caos e voglio vivere nel caos, e voglio vivere nel caos. Seconda parte, identica alla prima, ho le foto sparse nel pavimento e tutti i negativi sono finiti al vento. Ho la testa persa tra mille pensieri, sì che non distingo l'oggi dal ieri. Mi piace il caos, mi piace il caos. Benvenuti in Italia! Mi piace vivere. Questa era Caos, la mia canzone di... Mi piace il caos e voglio adesso fra un po' ci sfumo. Caos e voglio. C'è anche una terza parte? Bene, bene, il caos. Bravo, vale. Valentino dei copertoni. Che dire, non aggiungiamo niente perché il fossatore medicina col direttore generale ci ha già spiegato quali saranno le sue prossime, anzi già al lavoro. Noi andiamo nell'ultimo stacco pubblicitario, poi rientriamo per i saluti. State lì. Quando si parla di coperture, spunta subito il nome di AF Coperture a Nonantola, ditta leader d'esperienza trentennale nel settore. Bonifiche e rimozione di coperture industriali, in cemento, amianto, Eternit. Rifacimento di coperture metalliche, coinventate con riqualificazione energetica. Installazione di linee vita certificate. Prima di prendere decisioni, richiedete un preventivo. AF Coperture Nonantola. Serietà, esperienza e professionalità. Per lavori realizzati a regola d'arte. Vieni ai Galactic Days anche domenica e scopri Renault Captur da 149 euro al mese, con 3 anni di manutenzione, 3 anni di casco e 3 anni di assicurazione furto incendio. Concessionaria Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12 a Bologna. Seguici anche su Facebook. Lasciati guidare dai tuoi occhi e vieni da Spacciando Occhiali. Ora ti aspetta uno spaccio ancora più grande e con locali completamente rinnovati. Occhiali da vista e da sole per uomo, donna e bambino a prezzi di fabbrica. Con la bella stagione ti viene voglia di un nuovo paio di occhiali da sole, ma vuoi anche avere i soldi per le vacanze? Vieni da Spacciando Occhiali. Troverai montature e lenti con costi eccezionali. Potrai così cambiare gli occhiali di tutta la famiglia. Spacciando Occhiali a Calderara di Reno, zona artigianale Stelloni, in via Verde 5A.
Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. Maresca e Fiorentino è il punto di riferimento a Bologna per Fiat, Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Presso il nostro grande showroom potrete vedere e testare su strada le nostre auto, aiutati dai nostri esperti che vi illustreranno le ultime novità di ogni allestimento. Maresca e Fiorentino offre un articolato servizio di noleggio per privati e aziende e di post vendita per tagliandi e deposito gomme per avere la propria vettura sempre efficiente. Tieniti aggiornato sulle nostre promozioni visitando il nostro sito e i nostri social oppure passa a trovarci in via Marco Emilio Lepido 6. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store. A Bologna in Piazza della Pace 7 e in zona stadio di fronte alla Torre Maratona. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34. www.officinamondialcar.it. Bello canticchiare con vivacità, sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. Abbiamo continuato a parlare anche nella pubblicità, dovremmo andare avanti tre ore per dire tutte le cose, i pensieri di ognuno di noi, ma siamo arrivati alla conclusione di questa ennesima puntata di 442 che lascerà comunque alla storia un passaggio di persone importanti anche questa sera. Valentino Bettini, grazie di essere stato con noi, dei copertoni, un applauso, salutami il tuo socio. Tutte le galline, tutto il pollaio, tutto quello che la storia dei copertoni, che c'è appunto un film da vedere. Un po' di uova, niente. Magari il prossimo anno. La prossima volta. La prossima volta salutaci i copertoni, grazie a Valentino Bettini e alla tua manager che salutiamo, Valentina, e dietro le quinte, lei che li trova i contratti. Finalmente una manager femmina. Finalmente una manager femmina. Ringraziamo e salutiamo anche copertoni, Cristian, il direttore generale. Buonasera. Del settore medicina. Buonasera, grazie a voi. Salutaci tutta la squadra. Assolutamente. Dopo un torneo. Dopo abbiamo la cena di chiusura. La vedere, abbiamo la cena di chiusura. Devo portare la coppa, ci avevo pensato. Devi portare qualcosa a far vedere. Almeno la facciamo vedere. Dopo comunque vado alla cena e ve li saluto. Va bene, salute. Ah, dopo siamo in replica alle 20:15. Appunto, facciamo vedere. Se la metti in sottofondo, vi potete vedere. Mi raccomando, in bocca al lupo per la prossima stagione. Crepi, grazie. Fabio Campisi con i suoi buonasera numeri. A tutti. Questa sera ci ha spiegato io ho dato i numeri anche dove stasera. Dove ci siamo meritati. Siamo arrivati. Fabrizio Sole e i suoi quadri lo ritroveremo lunedì prossimo, perché vi ricordo noi andremo avanti anche tutto maggio, 4 giugno, 11 giugno, saremo ancora qui, abbiamo tante novità, parleremo di mercato, avremo più notizie da darvi. Salutiamo il Mondiale. Salutiamo il Mondiale, salutiamo Fabrizio Sola, salutiamo Andrea Lori. Ciao a tutti. Che potremo anche ritrovare buonasera più avanti quando abbiamo qualche data più da spingere, lo sentiremo in radio, insomma, con dunque, Andrea 11 tutti gli giugno a Granarolo, 22-23 giugno a San Giorgio di Piano. Devo fare un saluto ai ragazzi delle scuole pavesi, perché ci siamo ritrovati dopo 40 anni della classe elementare con la tua amica Nicoletta che lavorava con te. Quindi ho visto, vedo foto, vedo tutto. Qui si ritrovano tutti, anche noi. Ci si ritrova tutti, ci si ritrova. A 50 anni si torna bambini. Adesso facciamo anche il car di Barletta, poi siamo a posto. Esatto. Il car di Barletta. Salutiamo Claudio Trezza e la sua signora, che arrivano i saluti da casa da parte di mia moglie e di altre signore. Salutiamo tua moglie. Signora.
caro Claudio, mi raccomando, bocca al lupo per vediamo quello che succederà, non si sa. Intanto i playoff l'avete vinti, poi strada facendo, vedremo. Grazie, grazie di essere stati con noi. Ovviamente Valentina Cristiani si fa la furba a Sport Italia e noi abbiamo la nostra Diana qua con noi con la massima. Sì, ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del meglio. Ecco, gusti semplici. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Detto ciò, vi rimando giovedì e venerdì in radio su Punto Radio dalle 16 alle 17, lunedì prossimo alle 18 siamo ancora qua, sempre più scoppiettanti. Ciao e grazie a tutti. Ciao. Ciao. Jess. Tutto giugno.